Ciao, bentrovati. Siamo qui con Sonia e Federico, che mi ha fatto un regalo di Yuta. Vanno di moda queste cose nuove, così vecchie, vintage. Che una volta si chiamava mercatino dell'usato, ora si chiama vintage. Punto vecchio. Sì. Come potete vedere, anzi, amici da sopra, cioè scrivo voi. E dietro? Così. Magnifici 7. Ciao, così proprio spoiler. Un film che vedremo in anteprima a Venezia e che però uscirà nelle sale il 22 settembre di quest'anno. Ora, come sapete, Magnifici 7 è un remake di un remake. Cioè, anche il primo, anche quello conosciuto da noi. Sì, quello conosciuto da un po' tutti, il film del 1960 con Steve McQueen, Yul Brynner. Yul Brynner che era il leader dei Magnificent 7, era il remake dei 7 samurai di Kurosawa. Cioè, la Warner ci ha inviato questo bellissimo pacchettino che noi spacchettiamo. Noi non sappiamo cosa c'è dentro. No. Quindi, beh, iniziamo direi. Ah, ok. Da te l'onore di... Grazie. Di tirare lo piano. Piano, però qui è tutto chiuso, quindi devo fare un po' di forza. Sennò prendo il mio coltellino svizzero. Vabbè, molto aiuto, però tocco pure io, eh. Vai. Ah, questo è rigido. Leave. Leviamo il sacco di Yuta. C'è un po' di polverella. Questo l'hanno impastato nel deserto. Chiuso proprio Denzel Washington. Esatto, lui. 56. Chi è il regista? Anni. Antoine Fuqua. E dove c'è lui? C'è Denzel Washington e sempre. C'è Ethan Hawke. Perché è il regista di Training Day. Il film è stato cosceneggiato da Nick Pizzolatto. Che è colui che ha fatto True Detective. Esatto, Nick Pizzolatto che è il mago dietro a... Tanto sopra? Spaghetto. Altro spago. Quanto spago? I Magnifici 7, in un bicchiere old fashioned, unire lo zucchero, l'acqua e l'amaro, aggiungere un cubetto di ghiaccio piuttosto grande e versare il whisky. Quindi è tutto tuo, un magnifico bottino. Sì, è proprio assetato. Questo film di che parla? Parla di questo magnate Bartholomew Bogue, che insomma mette la città di Rose Creek sotto, insomma, la sua legge, e loro ingaggiano 7 fuorilegge per salvare la città da questo pazzo malato. Cui... Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-Bun Lee. Vai, leva. Posso? Ma un po' cattivamente, ok. Fatto proprio pulisci tu, io non me la collo questa pratica. Cos'è quello? Questa è la boccia. Oh del... mio Dio, è bellissimo. È la boccia per essere un vero è bellissimo ubriachello nel... Allora così, ehi, dammi da bere. Dammi del tè, dell'ottimo tè. Così lo pulisci tutto. Fede, mi sa che c'è tipo un coltello. Vabbè, intanto vediamo questa, la magliettina. Okay. Che taglia è? Così vedo subito se la posso rubare. Questa è taglia Sonia. Taglia M, quindi taglia Maria. Mi sta, per Maria. Stare comodi quando fa caldo la sera ti metti Sonia Maria, ti chiami? Sonia Francesca Maria. Una Patrizia proprio. Che grazie per la magliettina, signori. Carina, sobria, carina. Questo cos'è? Non ha una pennetta USB? Ah. No, non è vero, aspetta. Forse un coltellino svizzero. Non lo so cos'è, aspetta. No, apri. Sono moderni questi cowboy moderni. Ma non è vero questo. Allora è più così. Dammi da bere e metti tutti i file qui dentro. Vigliacco. Cos'è questo? Ah. Cos'è? No, non me lo dire. È il marchio dei Magnifici 7. Vedete? Mag 7. Così io metto nel... Vai, sono sul braccio che sono potente. Vai così e c'è due. Ah, ci sono le carte. Vedi, Denzel Washington si chiama Sam Keeson. Ethan Hawke si chiama Goodnight Robbie Shaw. Quindi buonanotte Robbie Shaw. Speriamo non lo traduca. Non comunque, Vincent D'Onofrio è veramente uno degli attori che è stato più sottovalutati. Mazza. C'è anche un indiano d'America, questo non lo sapevo. Si chiama Red Harvest, raccolto rosso. Le cartine bellissime dei 7 magnifici. Ok. Quindi ce ne sono, come ho detto prima, è un melting pot di razze. Ci sono altre carte. Le apriamo? Beh, le apriamo. Sembra che unboxing sarebbe, amici unboxatori che ci state guardando. Tanto io levo altre cose che poi pulisce Sonia. Sì, che bello. A noi. Vabbè, famosa una partita. Ti sfido a... Come hai osato tu? Cosa si giocava secondo te nel Far West a carte? Giocava a 3-7? I Magnifici 7 potevano giocare a 3-7, eh? Cioè, c'ha pure senso come cosa. Oppure a scala a 40 poker. No? A poker, cioè. Wow, guarda che fighe. Sono carte da poker, però. Ma è velluto. Queste fanno caldo. Allora ti sfido a street poker. The United States Playing Company, vedete Joker? Molto belle. Molto belle. Vai, altra cosa da pulizia. Aspetta, no, scusa, ma c'è un... Però... Aspetta, questo è pieno. Ma te pare, no? Senti, c'è del room. Allora. Fagli la meglio. Ma davvero è piena? Sì. Leviamo. Piano, leviamo. Sì, infatti mi sa che... Cos'è?
è Bourbon. No, vabbè, ragazzi, lasciatemi qui. Allora, è Bourbon. Allora, non ci posso credere. Oh, vecchio marrano. Madonna, è incredibile. Produced by the Brewery Distilling in Lawrenceburg, Kentucky. No, vabbè, ragazzi. Ecco questo. Ti uccido. Okay, esatto, cioè, okay. Questo io non lo aprirei perché comunque. Beh, perché sono le 11 di mattina, forse. Vabbè, ma a noi che ci importa? Berla qui dentro. Io un goccettino per sé. Qui dentro. Amici, che bel pacchettino. Comunque, grazie, magnifici tetti, molto bello. Grazie, Warner Italia, siete stati molto carini. Cioè, perché quando uno sa triste, è triste, si beve il bourbon. Perché? E mettiamo a posto. Sì. Non è un caso se questa sia. No, infatti, ovviamente si è messa lei la cosa davanti. Perché non avere un saloon a Via Salaria? Amici, questa è una bella presentazione che Sonia e Daniele hanno realizzato. Guardate che bello! Cioè, tutto il kit perfetto per essere un cowboy moderno con la USB, quindi. Ti basta andare in giro con un piccolo sacco di juta all'interno di queste cose. Esattamente. La maglietta, la tazza. Le carte, il whisky. Insomma, il film uscirà 22 settembre 2020. 16, sì. Quindi noi vi arriva del grazie. Oh, così è meglio, insomma, cade della polvere dal cielo da Federico e da Sonia. È tutto e grazie, iscrivetevi a tutti i social Screen Week. Grazie di nuovo a Warner Italia per questo bellissimo pacco. Scaricate le nostre app Screen Week TV per il canale YouTube e Screen Week Blog per seguire tutte le notizie più fresche sul mondo del cinema e delle serie TV. Noi ci salutiamo. Nancy! Nancy! Vieni qua, portami da bere. Ciao! Ciao.